Cosa stiamo preparando? Allora, oggi stiamo preparando una trancia di foie gras caramellata su pak choi saltato allo zenzero con della panna acida e del caviale di tartufo nero. Abbiamo messo dello zucchero a velo sopra il foie gras, l'abbiamo passato col cannello per fare una bella crosticina. Adesso passiamo la parte inferiore con del burro di cacao, così abbiamo sigilliamo bene il foie gras e non aggiungiamo nessun altro tipo di grasso, visto che il foie gras è molto grasso. Il burro di cacao contiene pochissimo colesterolo, perciò cerchiamo di eliminare un po' di grasso, visto che diciamo, è un grasso per sé il foie gras. Dopo averlo passato in pentola, lo passiamo in forno? Passiamo in forno giusto un minuto, giusto per portare la temperatura giusta al cuore del foie gras. Allora, queste sono le foglie del pak choi saltate in padella con del ginger, olio, sale e pepe, dove adesso agiremo sopra il nostro foie gras. Così cerchiamo di dare un aroma, diciamo un aroma profumato che pulisce dal fegato, dal grasso del fegato. Mettiamo un pochino di scarica di sale. Cosa stiamo sifonando? Panna acida, signora. Panna acida. Cioè, sarebbe la smetlana. Sarebbe la panna acida con l'aggiunta di aneto. Mettiamo un pochino di... germogli vari. Germogli vari, sì. Finiamo con il caviale di tartufo nero. E devo dire che il profumo arriva, eh? Sì, molto profumato. Questo piatto è un antipasto? Sì, un antipasto, sì. Questo piatto è stato preparato da Alessio Megozzi, executive chef del ristorante Rangerie del Castaliva Resort di Imperio, sul lago di Como.